radio parlamentare dal parlamentino del CNEL col professor Riva, dal punto di vista del CNEL sulla questione nautica di porto privato, un'occasione, un'opportunità anche dal punto di vista occupazionale. La maggior parte delle persone magari non si rende conto di questo in Italia, ma è una realtà. Assolutamente, il CNEL è il luogo della concertazione dove vengono fatti i contratti collettivi e la nautica di porto ha una grande importanza che non è stata mai normata. Quindi fare un contratto che tuteli i lavoratori, condiviso anche con i datoriali, è molto importante. Il PIL che dà la nautica di porto è importantissimo in questo momento di ripresa, specialmente anche come esportazioni di queste barche che vengono quasi molto spesso immatricolate all'estero, ma questo mette in Italia. L'area di porto definita eccellenza del turismo italiano, lei condivide questa definizione? Assolutamente, deve essere anche aiutata per poter competere poi con i paesi stranieri che spesso danno delle facilitazioni maggiori. Io penso che bisognerà tornare indietro, non è un'attività per persone ricche, ma è un'attività che dà un motore di sviluppo all'economia di questo paese.